caso lì starei sottolineando che arriva Buongiorno. Un tempo. Da oggi inizia un nuovo vlog. No, vabbè, ma prima o poi finirà sta lezione. È un'ora e dieci di inglese. Ma prima o poi finirà. And how careless we yeah. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. Ok, perché sto in bagno a fare il video? Ok, adesso vado da mia nonna. Ok, sì, sono tornato a casa. Ho lezione, ma ho avuto un'idea geniale, geniale. Quindi credo proprio che questo video non sarà più un vlog, ma sarà... Ho creato una mascherina personalizzata. L'idea è quella di creare un logo su questa mascherina. E lo stamperò, ovviamente, con la carta, quella... quella carta, quella là che va stampata sulla maglia. Faremo questa cosa della mascherina oggi pomeriggio, che verrà anche la mia ragazza a casa, che oggi è il 4 maggio finalmente. E dopo 2 mesi la rivedo. Secondo me verrà una figata, così la mia ragazza almeno mi darà una mano. Ciao. Nel frattempo accendo il computer e mi preparo il progetto, così lo stampo. No, ogni volta che lo accendo. Cioè no, ogni volta che lo accendo. Ogni volta che accendo il computer. 3, 2, 1. Finito? Ok, grazie. E allora, cosa andremo a fare? Andrò ad aprire la foto del mio logo, se la trovo. Eccola qui. Adesso prenderò questa foto, la importerò su Gimp, che è il programma dove edito le foto. Una volta importata su Gimp, andrò a creare una nuova pagina con il modello A4. Però attenzione, dobbiamo mettere, ok, colore sfondo trasparenza. Cioè riempi con trasparenza, ok? Così mi apre il foglio in A4 trasparente. Adesso importeremo l'immagine sull'A4 e vediamo che il logo è molto piccolo. Ok, adesso cosa andremo a fare? Andremo a prendere lo strumento scala e lo scaleremo, chiamo centimetri. E io lo farò grande circa, vediamo, mi serve un metro. 9 centimetri, quindi la ingrandiamo un po'. 9, oddio, però 9 secondo me è un po' troppo. Per sicurezza lo lascio larghezza 7 centimetri e mezzo. Scaliamo e abbiamo il nostro logo pronto. Adesso lo sposteremo qui sopra. Io adesso non vorrei sprecare un foglio intero di carta per questo solo logo, quindi cercherò qualcos'altro da stampare, per una felpa o qualcosa. Ok, oltre a quello ho deciso di stampare questo, che è un altro mio logo, e questo qui che andrò a stampare per la mascherina, però un po' più grande, che lo metterò sulla felpa. Io adesso dovrò riaccendere per forza l'altro computer, perché anche se la stampante è wifi non me la trova da quest'altro, quindi devo stampare per forza con il filo. E stampo gli adesivi, no, gli adesivi, quelli che andranno sulla maglia. Poi oggi pomeriggio li attaccheremo, ok, ciao. Sì, dovevo inquadrare me in teoria, però vabbè. Nel tempo vi vorrei ringraziare per il traguardo dei 1300 iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina se volete restare attivi nel mio canale. E iscrivervi non costa niente, quindi vi chiedo di iscrivervi e lasciate un bel like. Se volete seguitemi anche nei miei profili... Ciao, guarda, l'ombra. Seguitemi nei miei profili social, Instagram, Matteo Brasili... Matteo_Brasili, tutto piccolo, e il TikTok Matteo Brasili, tutto attaccato, tutto piccolo. E niente, iscrivetevi. Ah, dimenticavo, su Instagram e su TikTok ogni tanto spoilerò dei video, quindi... Ok, adesso andiamo a stampare tutto. Sono stupido, mi sono dimenticato di riprendere la parte dove stampavo. Comunque, ho stampato tutto. Adesso vi sembrerà carta normale, ma non è carta normale. Vi lascerò il link di questa carta che è perfetta. Va bene su tutti i tessuti e se lavate quella maglia non succede niente, l'adesivo rimarrà. L'ho provato, l'ho testato, ufficiale.
E vi lascerò il link in descrizione di Amazon, non costa eccessivamente ed è buona. Compratela se vi serve, se no, no, fate come vi pare. Ciao, a dopo, oggi pomeriggio, ciao. Ok, abbiamo preparato tutto. Allora, aspetta, vuoi fare tu? Fai tu, dai. C'ho una paura. Io pure. Oddio, oddio, oddio. Aspetta, qua non hai preso bene. La B. Posso levare? Vai, leva. No, No, Fede. dai, un altro po'. Ma aspetta, mo alzo un po' qua. No, fermati! Secondo me devo alzare. Posso riprovare? Riprovo. Momenti di ansia. Olè! Bella, oh! Parte. Spacca, bellissima! Abbiamo messo... No, vabbè, non è storto, però... Oh, è bello, eh? È un po' troppo Faccio in il basso. naso, sto qua. Bello. È in basso? Spacca. Bello, bello. Grazie. Oggi sei solo addetto alle riprese. Ecco, ne fa solo io. E tu fa. Mo' pure la maglia. Vai. Tendono ad andare qua, visto. Non si va via. Non è adesivo. Esci, vabbè, scusa. È tinto. Vai. Eccola. Oh, era troppo bello. Ora facciamo l'ultimo là, che è questo. Sopra là, Poi, questo. giusto? Allora, vediamo. Vediamo. Dal Quell'ultimo. basso all'alto. Ecco qua. Vole, ah, è troppo brava. Da sposare. Esatto. Quindi, raga, come sempre mi sono dimenticato di fare la conclusione del video e me la faccio adesso alle 8:10 di mattina. Vi ricordo che in descrizione c'è un link per la carta per stampare sulle maglie e se cliccate su quel link vi porta direttamente su Amazon e potrete acquistarla la carta. Quindi, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato mettete un bel like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi. Ciao ragazzi.